Partita di spessore al comunale Capistrellano, dove i padroni di casa, sempre in bilico fra l'alta classifica e le paludi play-out, cercano di salire di slancio contro una Torrese sempre ostica da affrontare, come peraltro dimostreranno i riflessi filmati che seguono. Pronti via e i giallorossi si palesano con Mosca, che in bello stile vede però il suo cuoio decollare. Eravamo al secondo e poi per qualche minuto non assistiamo a tracce di conclusioni, ma a una fitta ragnatela da ambo le parti con denso possesso di palla. Con l'andare dei minuti però la Torrese fa perdere metri preziosi ai Granata, riconoscibili oggi in maglia bianca, che rispondono a par loro con un contropiede veramente pericoloso al quindicesimo, quando Aquino si sgancia bene ma si decentra e poi perde l'attimo. La difesa di Mister Cristofari si piazza in tutta fretta e l'occasione sfuma. 23esimo, azione clamorosa, appannaggio degli ospiti con Antichi che si ritrova a tu per tu con Di Girolamo. Piattone Torrese e miracolo del portiere sono praticamente una cosa sola, così come la conseguente trasversale che lascia l'amaro in bocca ai giallorossi. Infortunio per il preziosissimo De Rocis al 25esimo e il Capistrello ne risentirà e come a centrocampo. Intanto al 29esimo Mastrilli pennella di tiro franco, il cuoio termina di pochissimo a lato. Partita godibile e ricca di emozioni nonostante il provvisorio risultato ad occhiali. Al 41esimo Aquino in velocità cerca il bersaglio grosso ma trova solamente una beffarda deviazione in angolo. Ripresa che parte con il botto perché all'ottavo il Capistrello passa in conseguenza di un tiro d'angolo che manda in tilt la retroguardia ospite favorendo il tocco di Rozzi sotto porta. È tardivo l'intervento di Camaglioni e così i padroni di casa possono esultare. Non si perde d'animo l'undici ospite e dopo neanche due primi pizzica con Santi Rocco al pallonetto alto sopra la trasversale. Capistrello presente di spirito e feroce in contropiede anche al 14esimo quando Di Girolamo viene fermato in extremis da un tempestivo e superlativo Mbup che si immola per la patria salvando la propria porta. Al 20esimo poi matura il pari della Torrese su preciso cross dalla destra che vede l'inzuccata di Antichi, questa volta imprendibile per Mario Di Girolamo. 1-1 è Antichi, sempre lui, che prova a mettere la freccia 4 minuti più tardi, ma questa volta la sua spizzata è decisamente imprecisa. Cala il Capistrello, sale la Torrese, ma Aquino non è d'accordo con noi. Al 25esimo ci prova con una conclusione che non trova lo specchio della porta. Al 27esimo invece la rete del sorpasso della mano è cosa fatta con un cross del neo entrato Festa che crea il panico al centro dell'area tanto da far capitolare l'estremo di casa. 2-1 Torrese, Capistrello che prova a scuotersi nella persona dell'altro neo entrato Mancini imbeccato da Aquino, assist man per l'occasione. L'incornata del giovane numero 20 vede però il miracoloso intervento di Camaglioni che salva a porta il risultato. 49esimo, a pochi secondi dal triplice fischio, Aquino è l'ultimo ad arrendersi ma la sua schicchera dalla distanza non trova la rete per centimetri, certificando così di riflesso la sconfitta di marca locale. Gianluca Giordani, ancora condizionati dagli infortuni. Sì, vabbè, avevamo recuperato qualcuno oggi, abbiamo recuperato Orlando e Aquino e Franchi, eppure Brusca. Quindi oggi abbiamo fatto la nostra partita, però in questo momento non siamo neanche fortunati negli episodi perché andiamo a vedere il primo gol, c'è stata una deviazione, ha fatto sì che la palla cascava proprio in testa all'attaccante. Il secondo gol è un gol clamoroso, ce lo siamo fatti da soli. Niente, alla squadra posso rimproverare poco, oggi contravamo una squadra forte, abbiamo giocato secondo me con la giusta intensità e con giusta concentrazione. Ripeto, forse siamo stati anche sfortunati, poi abbiamo avuto quell'occasione là, il portiere loro è stato bravissimo. E niente, quindi non siamo stati, secondo me in questo oggi non siamo stati fortunati. Avevo chiesto una prova di orgoglio ai ragazzi, vista insomma la non buona prestazione di domenica, c'è stata e niente, arriveranno tempi migliori. Centrocampo in sofferenza dopo l'uscita di De Rocci. Ma Federico non stava bene, abbiamo provato, però si vedeva che non stava bene e quindi abbiamo dovuto far uscire. Ma io non sono d'accordo, io non lo so che partita avete visto voi, per me il primo tempo è stato un primo tempo equilibrato. Non ci dimentichiamo e giochiamo contro una signora squadra, perché qui ci si dimentica sempre dell'avversario. L'avversario oggi è stato un avversario di tutto rispetto, che per me è stata una bella partita, molto equilibrata. Loro secondo me sono stati più fortunati nelle occasioni, perché se andiamo a vedere il portiere nostro, a parte la parata del primo tempo, non ha fatto altre parate. Mister Cristofari, una partita difficile, una vittoria che vale doppio.
Sì, assolutamente sì. Quando si viene a giocare a Capistrello si sa che la partita è doppiamente difficile. Il Capistrello in casa fa ogni anno la maggior parte dei loro punti. Sapevamo di affrontare una squadra sgorbutica. Siamo stati bravi, nonostante siamo andati sotto, a non perdere la testa, a continuare a giocare. Abbiamo trovato i due episodi che ci hanno permesso di vincere la partita, quindi siamo veramente molto contenti perché non era facile. In effetti forse il dato più rilevante è la forza mentale. Sì, devo dire che questi ragazzi stanno crescendo domenica dopo domenica. Venivamo da una sconfitta con l'Aquila, difficile da digerire, contro comunque una squadra, una corazzata, e c'era la voglia di volersi riprendere subito, e devo dire che i ragazzi lo hanno fatto al meglio, quindi siamo contenti e siamo pronti a lavorare per domenica. Torrese che può arrivare dove? Aspettiamo, domenica dopo domenica, vediamo, perché questo è un gruppo di ragazzo giovane, abbiamo la media di 20.5, quindi è una squadra giovane che come tale, insomma, può arrivare in alto, ma basta un attimo per potersi perdere per strada, quindi dobbiamo lavorare e dobbiamo cercare di fare punti domenica dopo domenica. Un pensiero e un giudizio sul Capistrello, se se la sente. Guarda, parlavo proprio adesso con il capitano, insomma, con il quale ho avuto mille battaglie, e l'ho rinfrancato perché sicuramente sono una squadra importante. Secondo me in questo momento sta venendo meno, mi permetto di dire, alcuni elementi importanti, hanno diversi infortunati, hanno Imbriola squalificato, è una rosa secondo me importante. In questo momento stanno pagando un po' la condizione fisica e questi infortuni, però secondo me diranno la loro se faranno un buon campionato.